Buonasera a tutti, scusatemi il tono di voce, certamente non è dei migliori. Sono fatto passare la febbre per Tommaso Casillo ed altri amici. Un saluto particolare all'amico del quale mi onoro di essere Beppe Maestro. Buonasera Beppe. Io, al di là di quelli che sono i ringraziamenti, i saluti di Futura Libertà e dell'Associazione Generazione Italia, qualche riflessione la reputo doverosa. Principalmente parto dalle parole di Enzo Amato, che ha avuto un modo sintetico, chiaro, altamente lineare, di quelli che sono i lavori pubblici. Non ne avevamo dubbi, ci ha solo confermato chi era Enzo Amato dei lavori pubblici. E chi è stato Gennaro Esposito ai lavori pubblici? Perché qualche risposta alle tante domande di Enzo Amato erano lì in un dossier presentato dall'ingegnere Esposito nel momento in cui ha voluto dare le dimissioni dall'assessorato lavori pubblici. Dimissioni che ancora oggi la politica porta sotto silenzio perché non avrebbe risposto da dare. Un altro grave silenzio della politica. Si chiama Generale Imondi, dirigente della Polizia Urbana del Comune di Casillo. Due figli di questa città, due figli mortificati, due professionisti non tenuti nella debita considerazione. Il silenzio del sindaco la dice tutto. Io salto volutamente la prima parte, è gossip secondo me, il libretto natalizio, le luminarie. Il grande fallimento di questo sindaco di Casoria e ben altri. La grande avanzata del centrodestra nasce proprio qui in questa sala, Tommaso, e tu certamente la ricorderai. Dicembre 2007, 6 mesi, 5 mesi prima delle elezioni, Casoria quale futuro nasce qui, in questa sala. Una proiezione della politica che doveva e poteva portare ad una vittoria in questa città. Questa vittoria c'è stata, però è nata un'amministrazione con il piede sbagliato sin dal primo giorno. Di tentativi ce ne sono stati fatti a iosa, anche in maniera cruenta, forzosa, con tanti mal di pancia. Non c'è stato niente da fare, non si è riuscito a riportare sul giusto binario la politica di questo sindaco. E allora quale problema vogliamo affrontare? Io dico ne affronterei così come fece solo un paio, il grande fallimento e il tradimento del sindaco Ferrara al centrodestra casoriano, per quello che si può definire centrodestra casoriano. Il grande fallimento di questa città è il piano urbanistico comunale. È una manfrina della politica non aver dato giusta definizione al piano urbanistico comunale. E si sa perché. Sta sotto agli occhi di tutti il numero delle concessioni date in questa città. Il secondo grande fallimento è lo sviluppo di lavoro che è necessario per questa città. Questa città è un deserto. Oggi diviene difficile anche far lavorare un muratore delle imprese edilizie. C'è povertà nella nostra città, il sindaco lo sa. Forse fa finta di non saperlo, oppure riesce ad inquadrare qualche amico suo o qualche parente. Io sono parente del sindaco, ho sempre sfidato tutti quanti a dire quali parenti nostri sono stati sistemati, però il sindaco ad oggi non riesce a dare nessun tipo di risposta. Il grande fallimento si chiama. Il grande fallimento, non si può andare anche senza dopo che funziona, il grande fallimento sono rappresentate dalle aree dismesse, che è stata la grande sfida che il centro-destra deve lanciare, era la grande sfida che abbiamo lanciato nei confronti di Tommaso Casillo, che per anni lo abbiamo accusato di non aver saputo dare quello sviluppo a questa città, pur avendo avuto i titoli e le capacità. E abbiamo sempre ribadito che nel 2001 un grande progetto era stato fatto da quel centro-sinistra e quindi anche dal sindaco Giuseppe De Rosa, che allora è stato fatto un discorso serio su quello che erano le aree dismesse. Però sono rimasti progetti
che sono stati abbandonati. Quei progetti che lo stesso sindaco Ferrara doveva riprendere e ridare alla città, perché la città aveva bisogno di recuperare il famoso PIL sul presidente di Lorenzi. E allora parlare di libretto, parlare di luminari, di mortificanti, la politica deve parlare un linguaggio diverso. La verità però è una sola. La testa della politica casoriana non esiste a Casoria. La testa della politica di Casoria abita dal senatore di Afragola, abita dal parlamentare di Sant'Angelo. La politica di Casoria non conta, lo dimostra, se ne abbiamo ancora qualche dubbio, che in più Europa nessun consigliere comunale è stato messo in condizione di conoscere quel progetto. E allora è chiaro che voi maravaldeggio l'amico Enzo Amato quando dice abbiamo due progetti del PIP che abbiamo di finanziamento. E voi che io non lo sappia, voi che io non conosco il comma dell'articolo 19 su quello che è un cimitero che potrebbe risparmiare quei soldi, solo noi a Casoria abbiamo una politica che non sa ragionare con la sua testa, ragioniamo con la testa di Nespoli e di Cesare. E questa è la prima proposta che noi dobbiamo avere, al di là dei ruoli e delle appartenenze, di riportare la politica in questa città. Questa è una città che è dei casoriani. Ed è questo il primo impegno che dobbiamo prendere come cittadini di Casoria, al di là di quelle che sono le sigle, che stasera ci possono contraddistinguere. Futuro e libertà apre ogni verissimo. Quindi è con questo che voglio lasciare questo tavolo, proprio guai se non riusciremo a dare un'inversione di tendenza a questa città. Tutto il resto è solo gossip che non ci interessa. Grazie.